Il Campidoglio di Washington DC, dove hanno sede Camera e Senato degli Stati Uniti, è stato sigillato per alcuni istanti nel pomeriggio di ieri, in seguito a una sparatoria avvenuta nel centro dedicato ai visitatori. Gli agenti addetti alla sicurezza hanno aperto il fuoco contro un uomo che era entrato armato, ferendolo e ferendo in modo lieve anche una donna che si trovava sul posto. Il responsabile della polizia del Campidoglio ha smentito le informazioni circolate in un primo tempo, secondo le quali un agente sarebbe stato colpito. Smentite anche le voci secondo le quali un altro uomo avrebbe cercato di entrare nel perimetro della Casa Bianca. Capitol Hill è uno degli edifici più visitati di Washington e ieri non erano previste sessioni parlamentari per le festività di Pasqua.